La proposta che hai intenzione di fare qual è? Di riprendere una proposta che avevo già presentato con scarse, diciamo, successo, che è quella per l'agenzia per un dibattito pubblico. Noi dobbiamo Cosa sarebbe l'agenzia per il dibattito pubblico? Si tratta di usare il modello francese anche in Italia, laddove si va nei territori che ospiteranno i lavori pubblici più importanti, centrali, piuttosto che autostrade, a dare un'informazione terza e autonoma, perché nel momento in cui io entro in un territorio e creo una discussione con la popolazione, anche quei comitati del no che ci sono saranno una minoranza rispetto a coloro che debbono decidere e coloro che debbono condividere un investimento. Ma questo, questo comitato è quello che anche per esempio in Francia ha il compito di scambiare con il territorio, cioè io ti faccio questa infrastruttura però ti do in cambio delle altre cose, è questo anche la funzione? Sì, è un'agenzia dello Stato, perché è necessario che lo Stato riassuma la sua credibilità. Allora ci dobbiamo anche porre questo problema, è vero che c'è la burocrazia, è vero tutte queste cose, però nel momento in cui io vado su un territorio a proporre un investimento pubblico e a nessuno importa che questo investimento sia strategico da un punto di vista nazionale e basta un qualsiasi stregone che si approccia a questo impianto e dichiara dei dati assolutamente fuori luogo e la popolazione ci crede, c'è un problema di credibilità dello Stato, non possiamo prendercela con questi, tranne che dobbiamo prendercela con chi lo fa come mestiere per cercare di sovvertire l'ordine delle cose, però bisogna anche dare l'informazione ai cittadini perché possono essere consapevoli nel momento in cui ospitano una grande infrastruttura. Beh, poi non pensiamo che in Italia si possa fare come si fa altrove, perché in Italia è difficile quanto accade altrove, perché noi siamo un paese fortemente antropizzato, quindi è chiaro che qualsiasi investimento pubblico ha delle difficoltà nel momento in cui ha popolazioni vicine e popolazioni residenti nelle immediate vicinanze. Fammi vedere se riusciamo, fammi vedere se riusciamo a fare la grande coalizione per la prossima legislatura su questo. Della Vedova e Realacci, siete d'accordo sulla proposta che Saglia fa di copiare l'agenzia francese? Le Debat Public francese, assolutamente sì, anzi io spero che Saglia entri in Parlamento perché è stato un bravo sottosegretario di un pessimo governo e quindi mi auguro che sia un parlamentare e da parlamentare di opposizione penso che potremmo lavorare lui, insomma uno dei due sarà dell'opposizione, diciamo che il bookmaker assolutamente mentre della Vedova è al governo comunque che vada sono assolutamente d'accordo.